Io mi auguro tanto divertimento, tante risate, perché quella è la nostra mission, quella di divertire. Se poi c'è anche modo di riflettere, di fare due o tre considerazioni importanti, ancora meglio. Io porto il mio punto di vista di questo reality, quindi sicuramente sono una persona autoironica, adoro ridere, mi piace divertirmi, quindi comunque sì, è vero che poi uscirà il lato emozionale, le paure, momenti magari di sconforto, eccetera, però fondamentalmente è intrattenimento, quindi insomma la gioia. Divertirsi è la chiave di tutto. Secondo me, con i caratteri di quest'anno, un gruppo delle donne particolarmente agguerrito, gli uomini che comunque non sono da meno, perché anche Predolin ha un carattere molto forte, molto volitivo, ci saranno degli scontri fin dalla prima puntata sicuramente, anche perché fin dalla prima puntata credo ci siano le nomination, quindi entriamo subito a gamba tesa nelle dinamiche del gioco. Chi sarà il vincitore? E chi lo sa, l'anno scorso se mi avessero detto che avrebbe vinto la Macari, io dicevo ma chi è sta Macari? Quindi non lo so, cioè vincerà sicuramente chi saprà mettersi in gioco. Sono curiosa invece di scoprire attraverso appunto il Grande Fratello VIP i loro caratteri, perché sì, li conosco a livello come li conoscete voi, quindi dalla televisione, dai giornali, però poi la vera loro personalità no, perché magari chi potrebbe sembrare forte magari si rivela fragile o viceversa, per cui di puntata in puntata scopriremo questo e quindi non mi va di fare pronostici o cercare di capire chi vincerà. Voglio la sorpresa come tutti voi. Quando il Grande Fratello viene accusato di essere un programma trash, deve esserlo, non può perdere l'anima trash nel senso, diciamo, nobile del termine, cioè per fare il Grande Fratello bisogna sporcarsi le mani, perché altrimenti se andiamo là con i guanti bianchi non rispondiamo alla nostra mission. A me piace questo programma, cioè mi diverte, e lo seguivo sempre anche da casa ancora prima di farlo e quindi non ho la puzza sotto il naso, cioè lo guardo molto volentieri e io credo che il compito di una TV come quella che fa Canale 5 sia quello di naturalmente di far riflettere e insieme di divertire. Ma c'è stato un momento della scorsa edizione in cui ti sei trovata veramente in difficoltà? Oddio, sinceramente no, se non mi viene immediatamente no, perché comunque per me era tutta una difficoltà, nel senso che era una cosa nuova, per cui io non sapevo se, non avendo un termine di paragone, magari quest'anno vi saprò dire meglio, però l'altro anno non avendo un termine di paragone non so se magari ho fatto delle puntate quelle con i comunicati, per esempio, se erano più difficili rispetto ad altre, però io per me era tutto così, ogni puntata era una festa e una cosa nuova. Molto spesso chi entra, i grandi protagonisti, cioè quelli che vengono considerati veri VIP, non si spendono in un programma come questo perché hanno paura di ledere la propria immagine, di fare degli errori di percorso, risultato sono di una noia mortale, per cui entrano VIP su tutta la carta e poi sono democristiani nel senso più orrendo del termine e questo non paga giustamente, quindi vincerà chi ha più voglia di giocare le proprie carte con grande trasparenza e sincerità. Grande Fratello VIP da lunedì 11 settembre Canale 5. A tutti i telespettatori di Spettacolo che Spettacolo, l'appuntamento è lunedì sera su Canale 5. Ciao Spettacolo che Spettacolo, sono Ilari, vi aspetto lunedì sera su Canale 5 al mio spettacolo Grande Fratello VIP. Con il Grande Fratello VIP, non perdeteci e non perdetevelo.